Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi per farvi vedere come realizzare questo collettino qui, che è un collo in stile Regina Vittoria, un collo ottocentesco, lo notate perché sembra uno di quei colli regali che indossavano, insomma, la Royal Family, se possiamo dire così. E sto utilizzando la Volley Hags Charity. È molto molto comodo, a mio avviso, perché può essere messo sotto le giacche o magari sotto qualche tipo di camicia, perché insomma mi piace avere il collo coperto. Questo è un collo molto particolare anche dalla forma, lo potete notare, non è assolutamente un collo classico, però secondo me è molto molto carino. E vi faccio vedere che cosa abbiamo qui. Abbiamo la Volley Hags Charity, che si adatta perfettamente a questo tipo di lavoro, anche perché è molto molto sottile e non costa molto. È 73% lana e 15% poliamide, ok? Sono 50 grammi per 100 metri. Per questo colletto bastano e avanzano, addirittura. Si può lavare a 40 gradi, non so quanto vi possa interessare. Nel senso che le specifiche alla fine, insomma, si vedono quando si compra il gomitolo. E io direi che possiamo iniziare. La prima cosa che facciamo è il collo, o meglio, ve lo faccio vedere fatto, perché innanzitutto è molto molto facile da fare, non vi dovete preoccupare, ve lo giuro. E poi vi faccio vedere il resto. Comunque questa parte qui sì, sembra un pochino ostico, ma vi assicuro che una volta che si capisce che cosa bisogna fare, non vi preoccupate, che ci si riesce senza alcun problema. Andiamo a vedere intanto il nostro colletto. Eccomi qui. Allora, il colletto che abbiamo qui davanti è un colletto dalla larghezza di 72 magliettine, una misura che può essere sistemata in base alle vostre esigenze. Vedete qui la lunghezza è di 72, sono 18 maglie per stecchetto. La lunghezza, che adesso controlliamo, è di 10 cm. Ovviamente, se voi avete necessità di altre misure, potete adattarlo come meglio è per voi. Qui intanto c'è il segnetto delle magliettine che io ho lavorato, e intanto io ho lavorato solo ed unicamente con alternanza tra dritto e rovescio, quindi una costruzione molto molto basic. Mi sto andando a fare questa riga qui alternando una magliettina lasciata libera con un rovescio. Applico questa costruzione lungo tutte le parti dei miei stecchetti, perfetto. Vedete, io qui adesso sto riarrivando all'inizio della riga, questo lo lascio, questa la lavoro, perfetto. E adesso poi ricomincia un altro giro. Queste due, vedete, le prendo insieme e le lavoro in dritto. Poi questo lo si lascia, rovescio e dritto. Vado ad eseguire questa alternanza tra rovescio e dritto, che ovviamente il dritto lì è sempre doppio, eh? Attenzione, piccolo dettaglio importante. Eccomi, questo procedimento che voi avete appena visto, queste alternanze che vi ho appena mostrato, sono state ripetute per 10 giri, ok? Quindi quello che abbiamo appena visto, il mio dritto rovescio, io lo sono andata, doppio dritto, attenzione, lo sono andata a riportare per 10 volte. Adesso, un procedimento importante è quello dei segnetti, perché tra pochettino dobbiamo cominciare a aumentare dove io andrò a mettere il mio segnetto, dove ci sono i miei angolini. Nel frattempo qui le maglie sono sempre 72, quindi non vi preoccupate, non abbiamo cambiato da quando avevamo cominciato. Adesso andiamo a vedere come ci muoviamo. Vedete, qui intanto io ho il mio, oltre che al mio inizio riga, questo è anche diventato il mio angolino, una cosa molto importante. Andiamo a lavorare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 12 dritti, ci segniamo, oh no, ve lo riprendo, ci segniamo la fine della riga, anzi no, dello stecchetto, più corretto. Adesso ci spostiamo di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pian pianino, 1, 8, scusatemi, 9, 10, 11, 12, qui eravamo 12, adesso ci spostiamo e segniamo gli altri 12. Ricordo che su ogni stecchetto di magliettine ce n'erano 18, ma dato che dobbiamo fare l'aumento stiamo contando per 12 magliettine. Per ora abbiamo contato 24 maglie, quindi andiamo avanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qui c'è un'altra numero 12. Ventuno, 22, 23, 24. Allora, dato che la numero 12 ultima mi si era fermata perfettamente di là, ho continuato il conto, sono arrivata a 24, mi sono segnata questa 24esima perché 12 più 12 fa 24. Quindi l'ho potuta segnare senza problemi. Sto andando avanti sempre in dritto, siamo alla numero 7. Otto, nove, dieci, undici, dodici, andiamo a fare un segnetto, eccolo qua, nove, dieci, undici, dodici. Allora, andiamo qui a vedere. Come potete vedere, abbiamo i nostri cuoricini che ci indicano le nostre magliettine e i nostri posizionamenti. Li prendiamo in riferimento. Io intanto continuo, sempre a lavorare in maglia dritta. Ecco qui, noi qui avevamo il nostro segnetto, quindi che cosa succede? Che noi negli angolini dove abbiamo segnato dobbiamo cominciare ad eseguire un aumento. E quindi cosa faccio? Mi vado a prendere la magliettina sotto, vado a fare un dritto, poi mi riprendo questa, la rilavoro in dritto, poi mi riprendo questa qui, la rilavoro in dritto. E continuiamo. Molto molto semplice. Continuiamo con un aumento da parte dell'altro stecchetto e si lavora anch'essa in dritto. Quindi che cosa succede? Che la parte di aumento avviene, se possiamo dire così, sia a destra che a sinistra di ogni volta che troviamo il nostro segnetto. Guardate che cosa risuccede lì, Dritto, dritto, andiamo avanti, eccoci, siamo vicini al nostro cuoricino. Perfettamente, una, due, tre, quattro magliettine. Ecco qua, mi vado subito a fare l'aumento qui. Dritto, poi mi vado a lavorare questa magliettina sullo stecchetto, dritta, e poi di nuovo il dritto che ce l'ho qua in mezzo, e poi mi rimane questo uncinetto qui. Lo andiamo a prendere, facciamo portare sulla maglia, la si lavora in dritto, e vado avanti. Come potete notare, adesso, ok, parte sì la parte di aumento, però con il giusto conto e con tantissima calma si riesce tranquillamente ad eseguirlo. Sembrava un po' spaventoso, però vi assicuro che si fa ben bene. Adesso andiamo a raggiungere il nostro altro cuoricino che abbiamo laggiù.
eccolo qui. Cominciamo con l'aumento da questo lato, lavoriamo il dritto. Di nuovo il dritto, di nuovo il dritto. E mi rimane da solo l'altro uncinetto. Vado a prendere la maglia, aumento di nuovo e si va avanti. Facciamo sempre attenzione a riconoscere la magliettina della fine giro, perché mentre si lavora magari non ci si pensa, invece vedete lì sotto c'è la nostra magliettina del fine giro che ci aiuta a ricordare quanti giri stiamo facendo. Comunque quanti giri faccio ve lo faccio vedere anche nell'overview dopo, quindi non vi preoccupate. Intanto organizziamoci, guardate qui sto facendo un altro aumento, eccolo qua, perfetto. Due maglie di aumento per segnetto. Ah, una volta fatto questo procedimento, una volta che ho finito di fare tutti i miei aumenti, mi vado a fare un giro completo di sole maglie dritte, così per fare il setting della fine. Qui siamo ancora in provincia del segnetto, però stiamo ancora in fase di aumento, quindi non ci preoccupiamo. Altri aumenti e si va avanti come vi ho spiegato finora. E questa qui questo fondamentalmente è il look della riga. Io adesso continuo a lavorare un pochettino per conto mio e poi vi faccio vedere tutti i conti appena ho il modello intero davanti, perché si comprende meglio. Eccomi qui, andiamo a vedere che cosa è successo. Come potete vedere io sono andata molto molto avanti, ma queste parti che ho fatto da me, non vi preoccupate che sono le medesime che abbiamo notato prima, solo che ho esteso e in avanti fino insomma adesso. Quindi questo è il nostro collettino. Per quanto riguarda le parti di aumento, ho fatto 12 righe in tutto e poi invece l'ultima parte del collo io l'ho fatta e sempre alternando maglia dritta e maglia rovescio, quindi molto molto basic, proprio come all'inizio. Quando ho finito di fare l'estensione, vedete qui all'ultima riga dell'estensione, io però mi sono fatta una riga di sole maglie dritte. Questa è una cosa che avevo detto in principio, però era opportuno ridire. Qui invece vedete, cioè palesemente l'alternanza dritto rovescio, me lo sono fatto tutto così, e quando sono arrivata alla fine mi sono fatta tutti i punti bassissimi per completare il mio lavoro. Fondamentalmente i conti sono questi, quindi 12 magliettine di aumento, quello che abbiamo visto prima con i conti, e poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 magliettine di bordino più la maglia bassissima. Ovviamente se necessitate di cambiare le misure lo potete fare, più potete renderlo più grande, più piccolo, più largo o più stretto, come più preferite e come è meglio per voi. Attenzione qui all'angolino. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, io vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo di iscrivervi perché qui faccio tantissimi video simili. Per oggi è tutto, noi ci vediamo presto, ciao!